Sulle tracce di Nives, Harry De Luca, Mondadori 2005, per adulti. Le tracce di Nives è un dialogo tra uno scrittore, Harry De Luca, che è anche un alpinista, e Nives Meroy, che è una grandissima alpinista. All'epoca della pubblicazione di questo libro, lei era ancora, fra virgolette, in competizione per essere la prima donna a scalare tutti gli 8000 della Terra, solo che lei lo chiama gioco. È bello vedere come lei sale su queste montagne quasi irraggiungibili, con leggerezza, dove tutti gli altri fanno quattro campi, lei che scala con suo marito ne fa due. Non è accompagnata negli ultimi tratti dagli Sherpa, ma vanno su soli, e tutto quello che portano su, portano giù. Ma lasciamo spazio alle sue parole. Questa notte è fortunata, non c'è vento. Si può parlare, mentre se c'è si può solo ascoltarlo. Chi bazzica queste quote sa che razza di prepotente è il vento. Aggredisce le tende, strappa, scippia, strepita peggio di un drogato in astinenza. Certe notti passate ad aggrapparsi ai paletti della tenda, perder loro peso e non farsi spazzare via dalle raffiche, a starsene storditi dal chiasso e abituarsi fino a non sentirlo, accorgerti che c'è solo quando per un momento smette. Fa una pausa, un silenzio che precede la nuova rincorsa. Il vento è una persona. Gli parlo, racconto. Penso che vuole pure un po' ascoltare. Comincio a bisbigliare qualcosa, una preghiera, un filo di canzone, e pare che stia a sentire. Che si fermi un poco, oppure grida più forte in risposta per raccontare lui. La sua furia è la voglia di essere ascoltato. Il vento, in alta quota, è il padrone del tempo. Buone letture, buoni viaggi da Giacomo Bizzai.